Ti abbiamo chiesto perlomeno dei controlli, soprattutto per quello che riguarda gli orari. Esiste già la legge, un'ordinanza in cui si dice che, ad esempio, le video lottery, le video poker devono spegnersi a determinati orari. Quindi questa cosa non accade. Noi ci siamo messi diciamo dei volontari, commercianti e residenti, siamo stati dentro a vedere diverse volte e queste video poker non si spengono mai. Ed è una cosa gravissima, soprattutto negli orari in cui i ragazzini escono da scuola, ci passano davanti, escono dalla Carlo Porta e passano davanti, e c'è sempre questo andirivieni di gente che gioca tutte le ore del giorno e della notte, H7-24, cioè 24 su 24, 7 giorni su 7, mi sembra che non sia possibile. Noi abbiamo una pagina attivissima con migliaia e migliaia di contatti, fotografiamo, pubblichiamo, sollecitiamo, continuiamo a scrivere, quindi il comune si è accorto, perché comunque abbiamo avuto anche l'intervento dell'assessore di persona di municipio, è venuto a vedere, a constatare. Il problema è polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardie forestali, abbiamo 20.000 corpi, possibile che non ci sia uno di queste persone che venga a fare un controllo vero. Il comune può segnalare, onestamente, io non posso dare la colpa uno all'altro, però una volta che segnali poi dopo deve partire qualcosa. Noi abbiamo la petizione pronta, 500 firme, settimana prossima parte e comincia dal prefetto in giù in copia conoscenza a tutti. Avete raccolto quindi 500 sottoscrittori? 500 per una semplice petizione, poi se sarà il caso faremo un esposto e quindi si sia già lì sul tavolo, pronta. Le dico una su tutte: i figli di certi anziani stanno venendo a chiudere i conti correnti delle banche della zona perché i genitori si fanno fuori le pensioni. Escono dal bingo, prelevano, tornano al bingo, prelevano, ma non è il bingo la cartella costa pochi euro, è il resto che porta la brutta gente. Poi dopo è ovvio che anche il bingo non porta grandi agevolazioni alle persone, ma soprattutto sono i video poker, quelli lì sono devastanti.